Bentrovato coach, partiamo da tutto quello che è successo a margine, perché per una partita di CSI sapere che c'è un maxischermo con la mia telecronaca in 23 anni di attività, ho fatto anche la Serie A2, ho fatto il 3, non mi era mai capitata una cosa del genere, quindi vuol dire che San Demetrio sorprende sempre. Complimenti a voi. Allora, grazie Giovanni. La passione di San Demetrio tu sai che è nota perché ci hai seguito dai tempi della C. E il popolo sandemetrese cos'è? Ha grande passione per gli sport in generale e per il basket in particolare. Per noi è stato un sogno perché siamo partiti veramente così, con la dirigenza, col presidente, con Salvatore, ma per fare un campionato veramente di ripartenza. Perché è stata una ripartenza per noi, mancavamo da oltre 10 anni. Che campionato è stato, Costantino? Ma guarda, è stato un campionato emozionante perché noi siamo partiti veramente con i piedi proprio di piombo. Poi, grazie all'aiuto di Vincenzo, De Marco, di Ubaldo Cilento, insomma, tutti amici. La cosa bella, Giovè, è stata l'amicizia del gruppo, è stata fondamentale. Per noi speriamo che è il primo passo Sì. per poter proseguire magari sempre meglio, ecco. Commento su questa sfida, avete una testa ai gente che ha vinto lo scudetto di questa competizione, ad esempio la Leandre, gente che ha giocato in Serie A1, insomma, e arrivarci già era importante. Avete avuto botte per larga parte della partita, recuperato tantissime volte. Allora, merito ai vincitori non si fa per Per politically piaggeria. correct. Merito perché sono una squadra veramente importante. Noi siamo arrivati già qua, è stato, te lo ripeto, un sogno. Certamente, quando stai sognando, vuoi che il sogno finisca sempre il più tardi possibile, però noi siamo super contenti, Giovanni, te lo assicuro Qual è proprio. il momento più bello della stagione, Costantino? Guarda, il momento più bello è quando capisci, non è una partita in particolare, non una vittoria, quando capisci che hai creato un gruppo di amici. Noi abbiamo avuto anche difficoltà negli allenamenti, noi ci siamo visti pochissime volte. Però era un gruppo coeso di persone per bene e amici. Io penso che la platea di San Demetrio sempre piena, questi attestati, anche il maxischermo, sono dei segnali di ripartenza importantissimi. Sono il simbolo della voglia che era sottostante, sopita, che sta venendo a galla. Allora, la passione era sempre presente, non c'era stato quell'input per ripartire. Questo è stato quest'anno, perché noi il settore giovanile lo abbiamo da un paio di anni che cura Coach De Marco, Vincenzo, però ci serviva questo step, perché i grandi danno quell'input ai ragazzi di venire a vedere la partita, di capire cos'è il basket, come si compete. Io ti dico, sai che ho massimo rispetto e stima per San Demetrio, la speranza è che tutti i piccoli centri di Calabria, ascoltando perché no questa intervista, ricomincino a fare pallacanestro perché ci sono troppi comuni orfani nel basket e non va assolutamente bene. Non importa se sei FIP, se sei CSI o Sì, quello che sei, l'importante è fare pallacanestro e penso sia la cosa sono basilare. d'accordissimo con te. Io spero che dove c'è una passione per questo sport si possa sempre di più andare avanti. Io me lo auguro proprio dal profondo del cuore perché noi comunque giochiamo a pallacanestro da quando avevamo 11 anni. Quindi io ne ho 44 adesso, è stata la nostra vita, passione e mi fa piacere che il CSI ha dato l'opportunità a tutti di fare basket. Non voglio fare polemiche con No, non c'è, FIP, te ma lo dicevo io prima, il alla CSI fine. ti permette di fare sport. Sì. Sport, in particolare la pallacanestro. E noi siamo grati ad Armando e a chi organizza il Sì, CSI. la FIP secondo me dovrebbe un attimo limare i costi, ma questo è un altro Sì, discorso, ma è inutile entrare in polemiche di campagna elettorale che poco ci competono. Grazie mille Costantino e buon rientro e salutami tutta la platea del maxischermo e di... grazie a te Giovanni, come sempre, alla prossima. Grazie.